Sono state molte le schede bianche che hanno caratterizzato la prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica e segnato anche una forte tensione tra il Partito Democratico e Forza Italia. Il Partito Democratico, con il Premier Renzi all'Assemblea dei Grandi Elettori dei Democratici, nel pomeriggio di giovedì ha scelto come suo candidato Sergio Mattarella. Una decisione che non è piaciuta a Forza Italia perché 2 ore più tardi il leader Berlusconi, insieme ai deputati del centrodestra e dopo un incontro con il leader del nuovo centrodestra Alfano, hanno manifestato la propria contrarietà. E tra l'altro si dice in ambienti forzisti che il patto del Nazareno sarebbe stato definitivamente chiuso da Renzi. Ma è chiaro che a questo punto la partita si gioca su quello che succederà alla quarta votazione, visto che nelle prime tre ci sarà comunque scheda bianca ed altrettante fumate nere. Dunque è incerto il numero di cosa succederà proprio alla quarta votazione, quando dovrebbe essere eletto Sergio Mattarella e che, a detta dello stesso Renzi, dovrebbe essere proclamato capo dello Stato sabato prossimo, ma con un punto interrogativo ancora da sciogliere.